Se l'Italian Super Bowl inizia con Michele Canari, che spiega a modo suo, mettendo a segno il 18° sack di una straripante stagione, che per il quarterback di Bologna, Eric Marti, sarà una notte lunga e non troppo felice. Se Tenyon Bissell mette la ciliegina sulla torta della sua partita, fatta di 4 touchdown e 2 touchdown pass, completando il kickoff return, che in apertura di terzo quarto taglia le gambe ai Warriors. Se il braccio di Tommaso Monardi, unico quarterback italiano titolare della IFL e primo quarterback italiano a giocare il Super Bowl, inventa parabole incredibili pescando i compagni con lanci di 40 yards di millimetrica precisione, allora la serata non può che finire in trionfo, con qualche vecchietto, tra virgolette, che scarica la tensione arrampicandosi sulla recinzione per ricevere l'approvazione del pubblico o scarica un urlo liberatorio verso i tifosi. Perché i Panthers Parma si confermano campioni d'Italia e il presidente Tira può liberare la tensione prima di alzare il trofeo per la seconda volta in 2 anni, stavolta nello stadio di casa. Quel 25 aprile di Moletolo, gremito come non mai nella sua storia, con oltre 2500 spettatori, che rappresenta un ulteriore successo per i Panthers, organizzatori della finale. Ma la vittoria nell'Italian Super Bowl contro i Warriors non è certo tutta qui. Passa anche per le gambe di Spears, per le mani di Finadri, per il piede di Vergazzoli, per i placcaggi di una difesa rocciosa, per le prove impeccabili degli uomini degli special team e per l'efficacia di un attacco micidiale e imprevedibile. La finale prometteva spettacolo e le attese non sono state tradite. Nel primo quarto si vedono già 4 touchdown. Prima segna Jason Taylor Spears con una corsa di 5 yards trasformata da Vergazzoli. Risponde Peoples con una ricezione al largo su un bel passaggio di Marti sotto pressione. Guerra non sbaglia e siamo 7-7. Poi i Panthers confezionano un'azione spettacolare. Monardi serve a destra a Bissell, che a sua volta pesca in profondità Finadri e segna indisturbato. La reazione dei Warriors arriva con una corsa di 33 yards di Scott. Alla fine del primo quarto l'equilibrio è rotto solo dall'errore in trasformazione di Guerra. 14-13 per i Panthers. Nel secondo periodo le squadre continuano a rispondersi colpo su colpo, ma il primo drive offensivo dei Warriors, dopo il touchdown trasformato realizzato da Bissell su passaggio di Monardi, Gennaro e compagni costringono i bolognesi al field goal realizzato da Guerra per il 21-16 Panthers. Un vantaggio che i parmigiani incrementano con una corsa breve di Spears con trasformazione di Vergazzoli. I Warriors non ci stanno e pur menomati dell'infortunio occorso a Peoples, che non sarà più del match, vanno a segno 2 volte con lo stesso quarterback Marti e con una ricezione di Marco Piva. Grazie alle trasformazioni di Guerra, i Warriors vanno in vantaggio per la prima volta, 28-30. Ma prima dell'intervallo lungo è ancora la premiata coppia Monardi-Bissell, con la collaborazione del quasi infallibile Vergazzoli, che permette ai Panthers di andare al riposo avanti per 35-30. Nel terzo quarto, come spesso accaduto in questa stagione, i Panthers mettono a segno il break decisivo che li mette a distanza di sicurezza da eventuali rimonte dei Warriors. Prima grazie allo splendido kickoff return di Bissell, di cui abbiamo parlato in apertura e di cui gustiamo nuovamente le immagini. Poi grazie alla ricezione di Michele Canari, sul passaggio di Tommaso Monardi, un touchdown che la dice lunga su quali siano le immense potenzialità del giovane difensore azzurro, capace di dare un validissimo contributo anche in attacco. 13 punti per i Panthers alla fine del periodo, unico errore di Vergazzoli nella partita, cui i Warriors riescono soltanto ad opporre un field goal di Guerra. Il tabellino, in apertura dell'ultimo periodo, recita 48 Panthers, 33 Warriors. Il quarto periodo si apre con uno splendido lancio di Bissell per Gasparri, che mette anche la sua firma sul Super Bowl. L'americano Marti replica con una breve corsa personale. Ma i bolognesi sembrano provati e l'assenza di Peoples restringe le possibilità di variare il gioco, affidato soprattutto alle portate di Scott. Con una splendida corsa di 30 yards, Spears segna il suo terzo touchdown personale, cui risponde stavolta Scott con una corsa breve. Le emozioni non si arrestano e la partita negli ultimi minuti regala ancora diversi sussulti. Prima arriva una pennellata di 40 yards di Monardi per Bissell. Poi i Warriors entrano 2 volte in end zone, riducendo lo svantaggio fino al 69-62, grazie ai passaggi vincenti di Marti per Parlangeli, 47 yards, e Piva, 10 yards,
Una trasformazione da due marti parlangeli e il piede di guerra mettono qualche apprensione al presidente Tira. Ma il numero uno nell'argento può tirare un sospiro di sollievo quando Spears si beve tutta la difesa e si concede il lusso di qualche corsa inutile, non per mancanza di sportività, ma per far correre la lancetta del cronometro. L'americano viene espulso e la stessa sorte tocca a un giocatore bolognese dopo qualche colpo proibito e qualche attimo di tensione sulla sideline Warriors. Ma le animosità si spengono subito e la festa può cominciare.